Il Teatro Cabrera di Savona si trasferisce in una tensa struttura che sarà allestita sulle aree dell'Expo. A dare l'annuncio è stato l'assessore alla cultura Firmo Appennino dopo aver raggiunto un'intesa con la Metropolis, la società proprietaria delle aree dove ci troviamo in questo momento. È stato valutato con attenzione anche l'offerta di ospitalità di Campostano, ma l'unica possibilità di insediamento sulle aree ex Omsavera rappresentata da un capannone non adatto a spettacoli teatrali. Ristrutturarlo quindi a questo scopo avrebbe significato tempi molto lunghi ed uno sforzo economico che il Comune non si sentiva di affrontare. A questo punto l'assessore Pennino ha ripreso immediatamente il discorso con Metropolis e con l'ASCOM. Queste due istituzioni sono disposte ad ospitare il tendone sino ad almeno fino alla fine del 2002. Il Comune spera comunque che venga dato il consenso di poter occupare le aree almeno sino all'aprile del 2003, in modo tale da poter garantire lo svolgimento dell'intera stagione. La trattativa per il movimento si è fermata, riprenderà comunque in questi giorni con un nuovo incontro a Palazzo Sisto, quando la Metropolis cercherà probabilmente di allargare il discorso anche alle prospettive future su quei terreni sui quali non è un mistero, si vorrebbe costruire volumi residenziali.